Prestazione magistrale del Sulmona Futsal che si aggiudica il derby marsicano espugnando la palestra Vivenza di Avezzano. Il successo contro l'Odione è stato di 4-1 al termine di una bella partita arbitrata da Antonio Serra di Tivoli e Fabio Richter di Roma 1. I sulmonesi sono privi dello squalificato Agostinelli, al suo posto tra i pali gioca Silvestri che, dopo il pronti via, è autore di interventi decisivi che salvano il risultato fino al vantaggio di Biancorossi. Il primo sussulto è ad opera di Sanchez e poi seguono le conclusioni di Junior e Liberatore. Rischia grosso il Sulmona quando l'Orione Avezzano costruisce un'azione che porta al tiro Gianmarco Conte. Il pubblico di casa grida quasi al gol, ma Silvestri si oppone in maniera spettacolare. I sulmonesi si vedono poi con Ginnetti e Junior, ma il protagonista dei minuti iniziali del match è l'estremo difensore Antonio Silvestri, che ferma un'azione degli avezzanesi impedendo a Bajuri di servire Di Giulio. Altro intervento di Silvestri che dice no a Di Giulio. All'11esimo il Sulmona sblocca il risultato, Palladino verticalizza per Ginnetti che supera Proietti e con un gran destro trafigge di Terlizzi per l'1-0. Gli ospiti cercano il raddoppio a solo di Palladino che si dirige verso di Terlizzi costringendolo alla deviazione in corner. La gara è bella e vibrante con azioni in velocità da ambo le parti. Le due squadre giocano un buon calcio rendendo la sfida entusiasmante. Il Sulmona si spinge in avanti e di Terlizzi ferma fallosamente Veneziale con l'arbitro che assegna la punizione. Sul finire di tempo il tecnico dei sulmonesi Fonte impiega il portiere di movimento Palladino che al 30° esatto fissa il punteggio sul 2-0 che chiude la prima parte della contesa. In apertura del secondo tempo gran botta di Junior che termina fuori. I padroni di casa provano a riaprire la partita con alcuni tentativi di cui uno fermato dall'arbitro che decide per il calcio di punizione. Al terzo la squadra di Carpineta trova la strada del gol sfruttando un'azione in velocità con l'assist dalla destra di Conte per Bajuri che a porta vuota spedisce in rete e così l'Orione Avezzano accorcia le distanze. I marsicani provano a colpire ancora ma all'ottavo il Sulmona incrementa il vantaggio sfruttando una ripartenza con il tocco di Sanchez per Junior che in aria supera di Terlizzi mettendo a segno il gol del 3-1 che va a coronare una prestazione superlativa del fuoriclasse brasiliano. Al 14esimo il Sulmona Futsal mette il sigillo definitivo al match con Ginnetti che, così come nel primo tempo, con un gran destro realizza la doppietta di giornata per il 4-1. Cerca la doppietta anche Bajuri, ma il numero 8 manda di poco al lato. Ci prova ancora Bajuri, ma non riesce a superare Silvestri. Subito dopo Gianzante manda di poco alto e poi si rende pericoloso Francesco Berardi. Vince il Sulmona per 4-1 e al triplice fischio applaude anche il pubblico di Fede Biancoverde. Gara impeccabile da parte dei ragazzi di Benjamin Fonte che, approfittando del pari del Lanciano con l'area L'Aquila, superano in classifica i frentani conquistando la terza posizione. Un bel risultato, una buona prestazione da parte della mia squadra. Ritengo che hanno giocato bene, calcio a 5. Abbiamo rischiato un pochino tanto, un po' troppo rispetto a quello che mi piace, però abbiamo giocato bene. Penso che il risultato sia congruo all'andamento della prestazione della mia squadra. Comunque complimenti all'Orione, è sempre una squadra temibile. Non era facile se consideriamo che l'Orione in casa aveva perso solamente due volte contro le prime due della classe, Magnificat e Atletico Silvi. Sì, non è facile venire qui a fare punti, è una struttura bellissima, una palestra bellissima, ben frequentata, però poi sì, non è... fa un caldo che sembra di essere veramente, non lo so, qualche spiaggia equatoriale qui, ci saranno 35 gradi, non so, una roba del genere. Detto questo, non era facile, le condizioni quindi non erano semplici, però la mia squadra ha giocato bene, ha giocato con personalità,
hanno giocato tutti bene e di questo sono molto contento. La soddisfazione per il terzo posto, adesso si dovrà vedere se i playoff si faranno meno, comunque il Sulmona adesso si gode questa posizione prestigiosa. Noi stiamo lì, pensiamo partita per partita, ne mancano ancora 5 e già comincio a sentire la nostalgia a 5 partite dalla fine, che non farò più, non urlerò più durante la settimana e quindi mi dovrò sfogare con mia moglie, che lei sarà ben contenta. Bene, va bene così, io sono contento, andiamo avanti. E questi ragazzi sono fantastici, l'ho detto sempre, devono acquisire ancora quella maggior fiducia nelle loro possibilità. Fatto questo, penso che hanno le carte in regola per fare bene in questi campionati e anche qualcuno anche a campionati superiori. Sono veramente contento della prestazione, il risultato poi è una logica conseguenza. Sabato c'è il Magnificat, come si affronta la capolista? Come si affronta la capolista? Non è semplice. Sicuramente andando oltre, cercando di andare oltre l'ostacolo, sicuramente cercando di non partire da sconfitti prima che cominci la partita. Questa non è la mia mentalità, è quella che cerco di infondere ai miei ragazzi. Poi vedremo, purtroppo siamo costretti ad andare a giocare fuori casa perché non è disponibile la nostra struttura e siamo costretti ad andare a giocare a Popoli, un campo che non conosciamo, però va bene, ce la giochiamo e noi ce la giochiamo sempre per vincere. Questa è la mentalità che ho cercato di infondere ai miei giocatori per tutta questa stagione. Io faccio l'allenatore di una squadra e quello che è il mio obiettivo è quello di lasciare ai ragazzi un bel ricordo. Spero che avranno il ricordo di uno che voleva sempre vincere, perché a me io voglio sempre vincere.